Figo, non pagliato, stai ancora pensando. Madonna mia, madonna, sta buona. Dai, figo, panda, cerca di stare calmo. Sai com'è? Non pagliato ragiona molto sulle mosse da fare con le carte. Franco, ma cosa cazzo sto vedendo? Comunque, ragazzi, sono Plane, bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Per quale motivo? Non lo so. Cioè, io mi apro e mi ritrovo. Franklin, Don Pagnotta, il signor Panta. Ma giusto un attimo. Signori, prima di cominciare, mi raccomando, un pollicione in su, perché so già dove andremo a finire, Franco. Ma va, figo, c'è il cuffoso stavolta. Devi preoccuparti. Non devo preoccuparmi. E un commento qua sotto con scritto le moto. Perché, Franco, vedo un faggio. Vedo la macchina del prete. Questa roba enorme qua. Abbiamo fatto una roba con le macchine. Quest'oggi la faremo con le moto. Ma si figa, puoi mentirlo. Ecco, molto bene. Adesso, Franco, potrei capire una cosa. Per quale motivo? C'è il Panta che in bestemmie, c'è sta roba, c'è Don Pagnotta impalato, sicuro che non stia dormendo, perché non è nuovo addormentarsi in piedi. No, è sveglio, cioè sembra sveglio. Ma figa, c'è da dire che a volte Don Pagnotta dorme anche con gli occhi aperti. Insomma. Comunque vedo che vi siete attrezzati molto meglio rispetto all'ultima volta. Cioè, eri tu da solo con le macchine, loro non hanno visto assolutamente nulla. Ma figa, perché aspettava le calde arroste. Vabbè, raga, mi raccomando, iscrivetevi, perché per le prime 20 iscrizioni avrete in omaggio il cervello del signor Clinton quando verrà. Insomma, ci siamo capiti. Questo cosa serve, Franco? È per filmare tutta la scena. Ma si figa proprio così, vogliamo documentare. Beh, ci sono delle telecamere anche dall'altra parte. Ah, molto bene. Quindi partiremo con questo faggio. Dovremo passare per la macchina solita, appunto, metamorfosi delle cose. E dovrebbe diventare una moto, diciamo, migliore, più bella, una roba del genere, sempre così. Ma figa, esattamente. Franco, ma domanda, ma se c'entrassimo con un aereo? Ma figa, non succederebbe un tubo. Cioè, insomma, solamente i modelli ritrovati dal Panda possono funzionare. Ma la bici, mi avevi detto che l'aveva rubata da un Pagnotta? O l'aveva messa, tipo, non lo so, l'aveva vinta, tipo briscola. Dai, figo, piano con le domande. E vabbè, e perché tutti questi televisori? Riusciamo a riprodurre la cosa qua? Sarebbe una figata. Ma figa, stai scherzando? Aspettiamo una prima televisiva assoluta. Cosa vuol dire aspettate una prima televisiva assoluta? Intanto facciamoci un giro con questa moto. Anzi, con questo faggio, riuscirà almeno a saltare qua dentro? Tanto finché non shakeriamo non dovrebbe cambiare nulla. Ma è figa, praticamente è un episodio segreto del Signore degli Anelli. Quale episodio segreto del Signore degli Anelli? Franco, potresti risparmiarmi queste cose? Ma va, figa, che sicuramente l'hai visto. Franco, non lo so, se mi spieghi magari cosa dovrei aver visto, perché i programmi che guardi tu non sono proprio normali. Ok, quando succede nulla, non succede nulla. Ma figa, praticamente è l'episodio dove c'è Beppe Gazzi e Willy Wonka che bestemmiano con la Edward. Franco, porca miseria, stai zitto. Cerottati la bocca. Manco il casco riesce a fermarti, oh. Ma figa, la vuoi la poesia sulla primavera? Te lo dico io, Franco, dove devi metterti la primavera. Comunque, direi che possiamo cominciare. Vediamo in cosa si trasformerà questo faggio. L'ha perfezionata, è fatta leggermente meglio rispetto alla scorsa. Comunque non era fatta male, però diciamo che alcuni risultati erano decisamente molto molto strambi. Oh, figa, non lo so. Vabbè, noi dobbiamo fare solo da beta tester, quindi questa cosa diciamo che non ci compete. Ole, Franco, ci ha chiavato il casco, però. Vabbè, figo, sti cazzi. Vabbè, abbiamo comunque una Sanchez molto bene. Franco, c'è da fare qualche sfida. Ma figa, bisogna fare il record di velocità. Vabbè, non l'abbiamo visto quella prima, vabbè, che era la moto di innesco, quindi. Figo, bisogna andare di qua. Si prende praticamente tutta la pista per andare verso la zona là della spiaggia e poi si calcola. Poi si calcola, Franco, te che dici la parola calcolare, fa quasi paura. Quindi una roba del genere. Senza troppo impennate o cose che possono facilitare l'accelerazione. Vabbè, intanto siamo a 146. Speriamo di non fare frontali con queste cose. Ma ne caterna aerei qua, no? Teoricamente no. Siamo arrivati. 146. Ok, non è male comunque. Ma anche a sto giro. No, non mantengono il colore, lo cambiano subito. Ma figa, te lo dicevo che era random. Franco, non era random. Su 9 macchine, tutte arancioni. Vabbè, figo, magari l'ha fatto con poca fantasia. Con poca fantasia, dai, salta anche con questa. Meno 3, meno 2, meno 1. Vai, dammi qualcosa di figo. Beh, ok, Franco, sembra funzionare bene. Abbiamo una Kuma che fa già i 170. Facciamo già più qua rispetto a quella di prima. Dobbiamo superare i 146. Penso che, insomma, siano già ampiamente superati. Siamo a 183, 185. Molto bene, vai su. Anche un gran controllo, non me lo ricordavo così. 187, di 40 km orari sopra. Figo, sentro cosa, vuoi una bella ricetta? Franco, con tutto il rispetto, ma allora, te sei un tossico. Io magari te posso chiedere, anzi, nulla. Non ti chiederei nulla, manco fossi un tossico. Lasciamo perdere, andiamo oltre sta cosa. 3, 2, 1, gira qua e vediamo un po'. Cos'è la Vindicator questa? Sembra lei, però mi sembra più lenta. Poi magari nelle lunghe distanze ci arriva meglio. Figo, la vuoi una bella canzone? Franco, puoi stare zitto, per favore? Oh, figo, che due parole. Dai, 181 già presi. Oddio, no, il controllo è assolutamente peggiore. Non ho visto se c'era il numero, tra l'altro, sulla Kuma. Penso di sì, deve superare i 187. Non dovremmo esserci, forse ci siamo. Forse li prende. Veramente? Ce la fa? Attenzione. No, 86. Non male comunque. Sulle lunghe distanze, quella per prendere i 187 ci ha messo un sacco di tempo. Questi invece li ha presi molto molto prima. Secondo me ha del potenziale in più. Comunque, lasciando perdere questo, direi di provare con la prossima moto. E vediamo un po'. Sono curioso, Franco. Mi sta piacendo sta roba comunque. Al di là di tutto, sono strambe, però ci stanno. E non c'è il problema di avere un Emperor, almeno stavolta. Abbiamo sto giro una Rat Bike. Sarà più veloce? A me non sembra. Anzi, mi sembra una mezza chiavata, sarò sincero. Come fa a essere di livello 4 questa? Ci mette troppo tempo andare su, vai. Ah no, ok, ora la riconosco.
conosco, va bene. Proviamo a superare i 187, che è il record della Kuma attualmente. Sì, ma non ho capito, ma questa macchina l'ha fatta il Panta, l'ha fatta Don Pagnotta, l'ha fatta la madre di Don Pagnotta, l'ha fatta sua sorella, il sacrestano, la perpetua, chi l'ha fatta? Mio Dio, se volta male, oh. Ah, figa Don Pagnotta, un genio visionario. Franco, basta con sta storia. Oddio, sì. 191, 193, quanto arriviamo? 196, non ci avrei scommesso un sughero, però. Niente, niente male. Poi tiene anche bene l'impennata sta velocità. Che dire, mi è piaciuta. Incredibile, ma di poco siamo riusciti a superare il record. Ma figa, devo assolutamente chiedere una cosa a Don Pagnotta. Quindi devi chiedere a Don Pagnotta. Vai piano, che se lo investi. Figo, Panta, senti un attimo. Don Pagnotta non ha ancora giocato la mano. Senti, porco. Vabbè, figo, mi dispiace. Don Pagnotta, senti un attimo. Appena vedi la sigla del Signore degli Anelli, chiamami. Ma anche no. Niente, Signore degli Anelli, niente, Willy Wonka, niente, tutte ste cose. Cambia sta moto. Cosa ci ha dato sto giro? Oddio, cos'è sta roba? Cosa sarebbe? Una Carbon. È una Carbon, però è tutta storta. Un attimo. Deve superare i 196. Mi pare molto, molto veloce. Vabbè, se li ha già presi qua, deve superarli là in fondo. Ciaone proprio, siamo già 200. Mica male comunque, mica male. Vediamo un po'. Si muove anche piuttosto bene. Finché non scoppia, noi non abbiamo alcun problema. Vai, cerchiamo di battere il record, anche se abbiamo perso la curva in velocità. Ma dovrebbe fare tranquillamente i 200, come abbiamo visto là in fondo. 220? No, forse è troppo ambizioso, forse ci arriva. 219. Ottimo, Franco, mi piace sta moto. Funziona in impennata. Troppo veloce, forse. Figo, senti un attimo, vuoi una canzone sul zio Paperone? Franco, ma tu non potresti drogarti e basta. Proviamo un altro, ma non c'è una rampetta da fare. Va bene il test di velocità, però. Vorrei un qualcosina di un pochino più aggressivo. Ottimo così. Quanti livelli ci sono? Oh, figa, non lo so, i soliti 13. E ancora questi 13 livelli. Piano qua che non voglio uscire. Sta moto, insomma, mi sembra. Io l'ho già visto per terra. Fortuna che c'ha le ruote larghe come Amanda. Quindi si riescono a fare cose. Molto molto bene. Dai, ritorniamo sulla macchina. Proviamo un po'. Vabbè, questa la voglio fare, però. Dimmi che. Aia. Ok, speravo prendesse l'impennata, ma a quanto pare nada. Aspetta un attimo. Veloce nella macchina. Se no un casino, riprendi il carro attrezzi, non voglio. Entriamo, cambiamo. E via, ci siamo, perfetto. Cioè, perfetto con calma, perfetto. Cos'è sta moto? Cosa ha tre ruote? Ma cos'è? Ha una ruota stramba davanti, doppia ruota dietro. Ma figa, solo mi è venuta la gran voglia di parmigiano di melanzana. Franco, puoi farti un nodo? Si impenna sta moto, no, non ce la fa. Impennata in retro, riesce a farla almeno, neanche quella. Devo dire che è bella pesantuccia. Come si governa? Mi sembra si governi anche stranamente bene. 190, 200, 210, ci siamo. Deve superare i 219, 223. Ha già il record. C'è il livello, che livello è questa che ho perso il conto? Siamo a 231/32, non ho visto molto bene. Siamo già a livello 6. Ma non me ne sono manco accorto. Vabbè, non male comunque, non male. Voglio provare un giro anche qua. C'è un'altra rampetta che si può prendere. C'è tipo la rampona da sta parte. Poi torniamo dal prete. Quello se no lo sentiamo qui con le bestemmie. Vai, non beccare nulla. Olè, che bello quando cambia arma, che fa ste cose tutte strambe. Sganceresti la visuale, grazie. Aia. Beh, insomma, ci sta. Io aspetto un attimo. Cosa, Franco? Dove stai andando? Ah, figa, volevo chiedere a Jack Sparrow se mi faceva compagnia. Ma assolutamente no, Franco. Torna indietro, ma stai scherzando. Poi perché non c'è nessuno in città oggi? Ah, figa, erano previsti bombardamenti. Erano previsti bombardamenti, bello. Con calma, ritorniamo dentro without any problema. E andiamo a vedere quale sarà il prossimo livello. Al momento il record c'è la questa dei 231 km orari. Meno 3, meno 2, meno 1. E andiamo con la prossima moto. E abbiamo... Cos'è sta roba? È tipo l'incrocio tra una Manchester Scout e non so cos'altro. Sembra più veloce quella di prima, però. Proviamo a vedere se almeno può fare il record. Vai, 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 impennata, la tiene. Beh, insomma, è bella veloce anche lei, eh. Sti 200... No, i 230 non li prenderà proprio mai. Magari però avrà altre qualità, oppure no. Oh, raga, piano piano ci arriva. 200... Non, 230 qualcosa. Non ho visto un tubo, purtroppo. 234, mettiamola così. Circa, 35. Non ci avrei scommesso una lira. Ha una ripresa che fa sboccare. Però è veramente costante. Qua si può saltare, vero? Non succedono cose brutte, no, meno male. Voglio provare a saltare questo coso, se è possibile, in qualche modo. Senza romperti, Franco, perché se scoppia tutto, qua facciamo veramente una bruttissima fine. Vai. Abbiamo visto giorni più fortunati. Dai, non sei nemmeno rotta. Possiamo riprovarci. Mi raccomando, non scoppiare, però. Vai, non si può fare. Rileva un qualcosa qua davanti. Andiamo via subito. Boh, figa, c'è da dire che sta potendo fa proprio di cartone. Franco, cartone, insomma. No, veloce. Qua sta diventando Super Saiyan. Cambiala. Ok, abbiamo a sto giro. Cos'è sta roba? Oddio, sembra una di quelle moto dorate che avevi preso per i tizi. Ma quanto è veloce. Aspetta un secondo. Fammi vedere un attimo che moto è sta qua. Ruote strambe, scappamenti strambi, livrea stramba, sedile strambo, tutta stramba, mi piace. Non mi pare un granché come controllo. È dura da far schifo. Vediamo se riesce a prendere i 234, 37, non mi ricordo, spero faccia il record così. Lo vedo a sto giro. 240. Già. 250. Proviamo con la rampa qua in fondo. Vai, possiamo uscire anche dall'aeroporto. Sicuramente con la moto più veloce ce la faremo senz'altro. Con questa attualmente non lo so. Oddio, come salta, l'ho vista delle migliori, eh. Non mi dare sempre sta roba. Bello così. Mi piace, non prendere nessuno. Sbonk, ecco, vabbè. Funziona ancora la moto? Sembra di sì. Direi di portarla nella macchina prima che sia troppo tardi e che esploda. Ma posso sapere una cosa? Perché Don Pagnotta fa ste macchine? Oh, figa, non lo so. Sarà illuminato. È illuminato, dai. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Proviamo con un'altra moto e abbiamo sto giro. Non so cosa sia, ma è fighissima. Non frena per nulla. Non so se prenderà il record dei 250, perché fa già fatica verso i 230. Sì, no, li prende. 250, signore, li prende. Senza se, senza
ma guarda se accelera bene. Dipende qua, insomma, anche come esce in curva. Vediamo, secondo me non supera i 250. 251, 254. È molto, molto strano. Ha tre ruote? Non l'avevo notato. Teoricamente questa salta male. Troppo lunga. Vediamo un po'. Il salto più di classe che abbia visto, sinceramente, oggi, senza ombra di dubbio. Come una rampona per uscire non ce l'abbiamo? No, però c'è questa porta che forse si apre. Molto bene. Vediamo un po' se possiamo trovare la rampa da queste parti. Così, ok. Oh, meno male, si può vedere qualcosa di un pochino di più. Questa la devi saltare senza problemi. Vai, salta. Ce la fa. Beh, senza il glidino la vedo dura. Ritorniamo dentro e proviamo a trasformare questa moto, che è una moto di livello. Che livello è? Livello 9. Ah, ma c'è scritto anche davanti, non ci ho fatto neanche caso. Che figata. No, c'ha il controllo di un toast. Buongiorno, mi può aprire il coso? Grazie, ma non lavoro mai nessuno, lo sento. Entriamo nella macchina e vediamo un po' quale sarà la prossima moto strampalata che ci verrà data. Poi mi spiegherai come ha fatto Don Pagnotta a progettare una macchina che va tipo a confusione, una roba del genere. Comunque abbiamo... Aspetta un attimo. Oddio, cos'è sta moto? Sembra un insieme tra una Shotaro e una moto volante, un oppressor. Il record attualmente è dei 250 qualcosa. Sì, vabbè, questo è un fulmine. 270, quanto arriva? 279 più incidente finale. 280 poteva arrivarci senza problemi. Allora, c'è da dire una cosa. Per bellezza sicuramente la più bella, non c'è ombra di dubbio. Questo è livello 10. Come salto è la migliore anche in questo campo. Ma non possiamo rubarla? Eh no, figo, per la scienza deve andare nella macchina. Ma una volta entrata nella macchina è persa per sempre. Cioè non la vedrò più. Figa per forza, diventa un'altra moto. È un po' un peccato però. Possiamo andare qua sopra, la prima che riesce a farlo, non ci credo. Va bene dai, allora riportiamola dentro, vediamo un po' quale sarà la prossima. Questo se non erro era il livello 10. E proviamo col livello 11. Meno male che non ci sono vacche, non c'è il porcaro sto giro, non c'è nessuno che ci bestemmia per la strada se facciamo incidenti. Ma figo, uno che bestemmia la strada, il padre, non c'è mica problema. Se vuoi figo, padre, no, sentirà. Franco, assolutamente no. Cambiamo la moto e vediamo un po' quale sarà la prossima. Cos'è sta roba? Cos'è un trattore stradale? Aspetta, non si capisce la mazza. Cos'è una moto con sei ruote? Oddio, se volta male. Veloce, sembra veloce. Sì, vabbè, qua però per farla voltare serve una roba rotonda. Non serve un manubrio così. Possiamo metterci quello del muletto col pomello. Non penso più veloce di quella di prima. Però cresce in velocità. Oh mio Dio, è ingestibile. Vai, devi superare i 270 qualcosa. Questo è livello 10, se non erro. No, signori, manca i 260. Mamma mia, forse è troppo pesante. Che livello è questo? Un secondo che ho perso il conto. Siamo già a livello 11. Cioè dimmi te, cosa si fuma qua il prete? Cioè insomma, impenna anche? Ah, possiamo impennare con sta roba? Buona a sapersi, vai. Ho fatto mettere sta rampa, Franco, per testare meglio i salti delle vetture. Mica male così. Non beccare. Aia, Franco, stai colorando tutta la moto. Andiamo, ritorniamo dentro, cambiamola perché è veramente pessima. Come fa a essere livello 11 questa? Non lo so. Come prestazioni l'avrei messa settima magari. Ma figa, non va solo sulle prestazioni. Vabbè, insomma, più vai avanti teoricamente meglio dovresti avere. Quindi io insomma esigo una moto un po' più prestante. Vai, cambia, vediamo un po' cosa diventerà. Beh, siamo rimasti sempre sullo strambo. Ti ho messo il casco direttamente questa, forse perché è piena di spine. È una mutazione di quella di prima. C'è scritto qua da qualche parte livello 12. Oddio, è la penultima questa. Cioè, se questa è la penultima, l'ultima cos'è? Un drago di Komodo con le ruote. Già i 300 qua. Ma cos'è sta roba? Frena. È governabile? No, si governa veramente male. C'è la migliore, la Shotaro, senza ombra di dubbio, che è la livello 10. I 300 li prende. Ah, voglia che li prende. 317 il record attualmente è il suo. Non ti rompo. Non ti impuntare, non fare cose. È la migliore anche per il salto. Sarebbe figa da provare anche sul rampone. Quindi aspetta un attimo, proviamolo già che ci siamo. Qua per salire bisogna stare attenti di non perdere una gamba, considerando che hai le seghe proprio sotto. Sì, vabbè, proprio accanto al piede. Lentamente, parcheggio challenge. Aia, parcheggio challenge. Ma figa, mi ricordo la macchina delle torture di Shamarafa. Vabbè, Franco, sono dettagli che non interessano. È possibile uscire in qualche modo? Ah, meno male. Proviamo a impennare. No, non ce la fa, è troppo pesante. Siamo pronti con l'ultima moto. Vai. Madonna, oh. Finalmente una moto normale. Moto normale, insomma. Spara? Assolutamente sì. È tipo mezza glitchata. Questa dovrebbe essere il livello 13. Impenna e fa fatica. Ma quanto va veloce? Frena! Allora, io devo fare un test di velocità. Non un test. Diventiamo una passata di pomodoro, un sugo pronto. Ma qua, raga, il record l'ha fatto là in fondo. Cosa me ne frega? Siamo a 400 e qualcosa. 400 e passa qua. 460! L'avevo già vista a mollo. Potrei fare di grazia 2 metri senza incidentarmi. C'è poco da dire, insomma. Qua riusciremo sicuramente a uscire. Se non si incidenterà, invece va da sola. Dove è andata? No, va in acqua! Ma non ci credo. Forse funziona ancora. Riesce a trascinarla indietro. Cosa gli diciamo al prete? Dai, figo, non può essere finita in acqua veramente. No, aspetta. Sento ancora il rumore del motore. O meglio, sembra. Boh, tiriamola fuori adesso. Là, ce l'abbiamo fatta. Beh, è bellissima comunque. C'ha ste matite colorate. Vabbè, questo sangue è tuo, probabilmente. Una roba strobo che cambia colore. Cioè, è figa se non fosse completamente distrutta. Possiamo per favore spostarla prima che prenda
andata nuovamente in largo. Molto bene. No, no, è completamente andata. Anche se vedo uscire ancora del fumo. Sicuro che non vada. C'è un meccanico qua vicino. Facciamo giù un giro un attimo. Voilà. No, perché se andiamo da Don Pagnotta bestemmia. O meglio, Don Pagnotta no, ma il Panda sicuramente sì. Dai, con calma, che forse ce la facciamo. Salve, è chiuso. Dai, figo, Jeremy, apri la porta. Non farlo scioperato. Ecco, figo, ora ti riconosco. Insomma, salve, buongiorno. Cerchiamo almeno di rimetterla a posto un attimo. Figo, allora, facciamo una cosa. Io te la lascio qua. La metti a posto quando è pronta. Mi fai lo squillo. Te la venga a prendere, va bene. Oh, figo, perfetto. Se mi piacere farò fare con te. Non è che scoppio, perché vedo delle cose strane da sta parte. Vabbè, facciamo una roba. Usciamo di qua, arrivederci. Faccia un buon lavoro. Oh, figo, ora diretti volati dal padre dopo Agnotto. Non vorrei perdere il signore degli anelli. Il signore degli anelli, va bene. Comunque, Frank, è stato figo. Ti auguro una buona visione col prete, con il Panta, che gradirei non vedere più causa linguaggio un po' troppo pesante. Oh, figa, dopo è una persona squisita. Pensavo fosse chiaro non parlassi assolutamente di Don Pagnotta. Prendiamo sta macchina, che tra l'altro neanche chiusa. Temporeggia, non dirgli magari che è finita in acqua. Digli che l'hai portato un attimo a riverniciare dal tizio, perché non ti piaceva più di tanto come era diventata, va bene? Oh, figa, nessun problema. Oh, Don Pagnotta, allora, signore degli anelli, cominciate. Franco, se torna a nascere sicuro, vendi il pesce, santo Dio, urli come un pazzo.